Io ho ereditato l'attività da mio padre e anche la sua esperienza e passione per l'incisione del cristallo da un'esperienza quarantennale che lui ha e che a me tramandato e che sto portando avanti con la stessa passione e lo stesso impegno. Riesci a fare qualcosa di tuo di personale, diciamo, lavorando come artigiano, come lavoratore autonomo. Non ci sono molte garanzie, però diciamo le garanzie sono esclusivamente fatte dal tuo lavoro, da ciò che riesci a reperire sia da fornitori per conto terzi che da fornitori privati. Però è affascinante perché sviluppa la creatività, consente di mettersi continuamente in gioco, anche se di questi tempi, no, non con poche difficoltà. L'importante è comunque avere, diciamo, una spinta positiva per poter andare avanti.